reazione immediata a Zona Franca, di cui tu sei il direttore artistico, ricordiamolo. È il festival più avanzato che mette in scena, secondo me, quello che sta accadendo nella ricerca del Teatro Ragazzi. Quindi questa è la sua peculiarità. Non è una vetrina di cose già viste e quindi è molto interessante. Credo sia abbastanza unico, non solo nel panorama italiano, anche in Europa, un festival del genere. Cioè permette di incrociare quello che davvero sta accadendo nell'immediato futuro e quindi un grande scambio anche per gli artisti che partecipano. Questo è un punto di osservazione. Anche come clima, no? Esatto, assolutamente. Come modo sì. di chiacchierare, di discutere degli spettacoli. Ci si può confrontare esatto. liberamente. Io di solito agli ospiti, all'artista, faccio anche un fuoco di fila di domande, alla fine... Cattive. Non cattive, stimoli, però sì o no, perché non sì. c'è tempo. Il teatro può cambiare la realtà? Sì. Il regista deve esplorare le possibilità estreme dell'attore? No. In una parola, cos'è il dietro le quinte per Marco Bagliani? Dietro le quinte è prepararsi a essere dall'altra parte. E la prima? La prima è solo la conseguenza di un processo già avvenuto, non è così importante la prima, è tutto quello che è successo prima della prima. E prima della prima, beh, hai detto te, la tournée? La tournée è la gioia di con più tranquillità di cominciare ad aggiungere cose allo spettacolo, cominciare quindi, a cambiarlo. Proprio perché il teatro non è fissità, no, mai, sempre in movimento. Mai. Grazie a Marco Bagliani, in bocca al lupo per tutti i progetti. Che... Grazie, devo dire che è meraviglioso rivedersi nel tempo. retroscena@sad2000.it, la nostra mail per scrivere, commentare e criticarci. Gli orari di messa in onda del programma, lunedì alle 23.30, giovedì alle 18 e domenica alle 17.50. Quindi non mancate, il teatro è qualcosa che nutre l'anima. Non l'ho detto io. L'ha detto Marco Bagliani, l'ha detto lui, e però tranquilli, non è la formula di chiusura, perché penso che io ho sempre una formula di chiusura che da anni ormai dico, e quindi penso che ad aver creato qualche sgomento, pensavano che avessi cambiato, no, la, sigla, la formula di chiusura è sempre la stessa, che il teatro non sopravviva, ma viva. Arrivederci. Dai. Ah, ma siete rimasti. Tiro a galera, eh. Giorgio stava di no, il contentino, il teatro, basta avere l'immaginazione, sto cazzo. Il pubblico c'è, chiediglielo. Mica c'è, non è cieco, il pubblico sta qua. Chiediglielo. Questo è vero. Questo è vero.